Benvenuto a mio canale Pino Prestanizzi. Oggi tengo gana di cucinare, voglio cucinare. Vamo a hacer pizza. Che sono a hacer pizza? Vamo a parlare di pizza. Vamo a hacer con la misma massa, vamo a hacer una massa di 3 horas o di 2 horas, come queréis. Con la misma massa faremo 12 horas e 24 horas di fermentazione. Parliamo di fermentazione. Io voglio usare la misma farina, una farina 00 normale. Però calcolais che per fare una pizza, la differenza per fare una pizza di 12-24 ore necessita una harina con más proteína, un 11% di proteína. Per una pizza más rápida hablamos de un 9%, perché come sta más tiempo nella nevena necessita más fuerza. Hablamos de harina de fuerza para hacer una pizza con más tiempo. Semplice, aquí lo tenemos claro. Però io con dos cocones voy a hacer la misma, con la misma harina, la 00, con un 9% di proteína, hacemos la misma masa, la decamo 3 horas, 12 horas e 24 ore. Dove sta la differenza? La vai a notare la differenza? Bah, questo lo tenete che descubrir vosotros. Io non vi esplico nada, vale? Io vi esplico solo, oggi usiamo una nuova tecnica nel mio canale, una nuova tecnica di cozione, faremo una pizza cucinata come se fuera, non llegaremo nunca a una pizza di pizzeria, però nos acerchiamo, perché vamos a poner la pizza diretta nella piedra, nell'orno debajo de vuestra casa, diretto nell'orno de abajo, donde sta más caliente, e luego lo miraremo e a metà cozione la quitaremo e lo subiremo, e tendremo un effetto más pizza de pizzeria, pochito más. Para amasar necesitamos 1 kg de harina, 650 gramos, pesar el gramo, non el gramo, de agua, abrir el grifo, e agua. Si quieres usar agua mineral, usarla, no hay ningún problema, mejor. Poi necesitamos 5 gramos de levadura seca, que la ponemos dentro ya, 25 gramos de sal, que lo ponemos casi al final, e aceite de oliva. Ya está. Nada de vinagre, huevo e ostia. Io quando ho questa cosa e iniziamo a ammassare, miralo, mira che facile. Aiutarvi prima con un cacciarrito, così, una cucciola di madera. Il papel dell'orno, papel dell'orno, noi lo miriamo per cucinare. Ammassiamo, già potremo iniziare a usare la mano, a insuciare la mano, a fare ginnasio, a forza. Bueno, trascorrido uno 4 o 5 minuti, ponemo la sal. Con este stile, con questa classe. Nella cucina divertimos. La cucina non è voi a cucinare. Perché voi a cucinare. Deve essere un'allegria. Tienes che dire con allegria. Quando pensate di andare a cucinare, tienes che poner allegria. Tienes che poner volontà. Tienes che poner tutto. Perché al final lo vai a comer. Non lo vai a tirare. Lo vai a comer. Ma ponendo acqua poco a poco e ammassare con forza, poner la forza invece di al ginnasio, ammassare per la mañana. Ora possiamo ponere l'aceite, un chorrito, e continuiamo a ammassare. Possiamo saccarla e travacarla. Questo è il movimento che hay que hacer, así, pa fuera, pa dentro e fuerza y fuerza. Esto es el movimiento que tenemos que hacer. Acordarme que si tenéis la maquinita, usa la maquinita, Y amasar. Por un beso de la masa, yo daría lo que fuera. Miráis que la cocina es simple, no me complicáis la vida. Mirad, en un momento se amasa. En un momento se amasa. Mirad que masa que movéis. Puto amo. Mirad que bella. Descansa, nella vita hay que trabajar, però hay que descansar. E la massa va a descansar perché ha trabajado mucho. Ella, io no. Ella ha trabajado, io no. L'hemo decata un 20 minuti, anche solita. 20 minuti non massa, E lo nervio non è tan nerviosa. Ora vamo a hacer la bolita. Una bolita di 280-300 grammos, ok? Questa è 300 grammos e io le quito 20 grammos, ya sta. Io lo tengo qui la medida. Per fare la bolita è importante, mira questo movimento. Mira che teniamo qui e mira come tienes che venire. Tenemo che mirarlo, è importante. Cogerlo e impucar tutto para dentro. È facile, con lo dedo la tiramo tutto para dentro. E luego una vez para dentro, mira mi mano. La mano abierta, non cerrada, abierta. E fare questo movimento. Mira che semplice. Voy pasito, este movimiento para cerrar el agujero que tenemos aquí. Este es un paso importante, fácil. Acordarme que donde llega Pino, llegamos todo, Otra vez, yo lo hago más rápido, porque soy el puto A.
amo, come se il puto amo la goma rapida. Questo è messo 5 pizze. 1, 2, 3, 4, 6, cognome 5. 6 pizza, anzi io 6 pizza di 280-290 grammi. Ora siamo una cosa, ponemo dos. I dos, o veis che sono dos differenti, cogliamo la tappa, lo tappamos e ponemo nella nevera, simple. Questa la decamo 12 ore e questa la decamo 24 ore, ok? Nella nevera. E questa la decamo fuera. E questa a me mi gusta molto perché lo hacía mi mamma e io continuo a hacerlo. Questa potete tapparla con film, potete ponerla in un cacciarro. Invece a me mi gusta sulla madera, con un trappo umido e in un sito dove non è né frio né calore, dove è una temperatura. Che sta sbieni, che non tienes che passare, non ponerlo a chi? No, perché non teniamo una fermentazione naturale, qui teniamo una fermentazione forzata dal calore, che non è buono. Tre ore. In tre ore a me mi incanta ponerle mi trappito umido, non moccao, umido, che non mi entra l'aria, e decarmelo in un sito a descansare, che la natura haga su processo. E il vento, ma che cazzo sto dicendo? Chi deve essere il filosofo? Ma chiedi essere il poeta, ma sono un povero pizzero. Io sono un povero pizzero. Va, non miriamo la differenza, ok? Questa e questa vanno nella nevera, vale nel frio, a un 4 gradi. 12 e 24 ore. Una di 12 e una 24 ore. E questa, non potevo, di 3 ore non potevo ponerla nella nevera. Tengo che essere a fermentare a temperatura ambiente. Ambiente che sì, né frio né calore. In un sito dove non hai sbalzi di temperatura, che è importante. In un sito dove descansa bene, ok? E questa nella nevera. Importante también. Mañana, quando passano 12 ore, non è che tieni che staccarla, vedrai che ha cocchito volume poco a poco, ma ha cocchito volume. Però il frio quello che hace è retiene la fermentazione, madura però fermenta poco. È complicato, però è così. Entonces quando la sacai dalla nevera non è che tenis che ornearla, no, tenis che esserla a descansare in temperatura ambiente minimo oltre a 3 ore per che cocche su volume a temperatura ambiente, ok? Lo tenis chiaro? Accordarvi. Nevera, no horno, no decarla, descansar. Ok, la misma esta e la misma in 24 ore. Ora vamo a orneare. Tomate, mozzarella, una rechiglia, esta, che lo tenéis todo nell'orno, e papel de cocina, ok? Para ornear. Ora vi explico il trucchino. Primero vamos a ver las masas. Aquí tenemos la masa de 12 y 24. E 3 ore. Bueno, come sapete, questo lo preparé antes. Non hanno passato 12 ore. Lo tenia già preparato, per che vino a trabajar ayer per voi. Differenza. Nella fermentazione non teniamo la differenza. Sta fermentato uguale. Accordarvi che questa è che saccarla un 3 ore ante la nevera, vale? E questa non ha tenuto nevera. Ora, la differenza in fermentazione non hai. Dove sta la differenza? La differenza sta nel sapore. Questo descrivirlo vosotros. Se incontrai il sapore o non lo incontrai, io lo incontro perché tengo parada. Entonces la vamos a cocinar al mismo processo di cozione. Aquí podéis elegir lo que queréis hacer. Ora vamos a hacer primero, vamos a hornear una de 3 horas. Ok? È importante, miráis come si stira la massa, vale? No, non c'ha fame la porca, se no le quitamo tutto. Non me la c'ha fai, decarla, l'ago despacito, miralo, con lo sdedino. Decarla il bordito este, vale? Luego se non potéis con la mano, che è complicato, poner harina abajo, che resbala, usare este medio estiramiento, vale? Però non c'ha farla, tirar, ok? È facile, è importante este movimento, Non tenemos che c'ha far la massa. Ora mirate che faccio, papel de plata, la ponemo qui, vale? Tomate, pomodoro, buono, un pomodoro rosso, bello. E ora venite qui, io questo tengo, vieni qua, camera. Vosotros tenéis l'orno a casa, nella parte bacca, sin rechiglia, sin nada, dove sta il calore, ponerla lì, 4-5 minuti, però cuidado che non si chema, Io tengo la pietra qui, potete aiutarvi con un trozzo di madera, una pala di pizza, lo che chiereis, mira che facile, debacco dell'orno. Pum e ya sta, ok? Facile, vale? Han passato 4-5 minuti. Questo, ponendo nel calore, le damo l'effetto pizzeria. Mucha calor e te sube. Mira che cozione che mi esce. Mira, effetto pizzeria. Soprattutto, cuidado con l'orno che tenéis, Ora, l'altro passo, ok? Una rechiglia, ponerla qui. Questo, adios. E ora, altro passo importante. Poner la mozzarella, vale? Ponemo la mozzarella. Poner
era gusto lo che chiedessi. A metà orno, sempre a top, ponermola nell'orno, a metà orno. A metà orno ponerla, ok? Altri 4-5 minuti e vedrai che pizza che facciamo, vale? Ora semo lo mismo che mo hecho con la prima, vuoi accosinare questa, vale? Inutile mirare lo mismo passo. E dopo una vez esce, vediamo la differenza nella messa, ok? Mira, già sacchiamo la pizza, mira che spettacolo. Wow, che bella, tio. Mira che spettacolo di pizza che mo hecho. Accordarvi che una cosa importante, lo a chi ponerle, quando ho puesto la mozzarella, a ponerle il gusto che chiedeis, salame, peperoni, lo che chiedeis, vale, non hai problema. Accordarvi, mirais che bella pizza, effetto pizzeria, però nunca sarà effetto pizzeria, ma non per colpa vostra, è semplicemente è colpa dell'orno, vale? Perché vosotro lo asseis bien, se lo asseis come dico io lo asseis bien, quando non te, perché claro, calcolai che sta pizza lleva quasi 12-13 minuti nell'orno, quando una pizza orno a legna parliamo di un minuto, orno elettrico a 320 gradi abbiamo di 3 minuti e ma sta nell'orno, ma se cuoce ma diventa crocchiente, non ti chieda quella massa che come se in pizzeria. Però accordate, dove comprai un orno, però per fare una pizza al mese, una pizza a settimana, a serla sì che è buona, vale? Ora voglio fare la sotra pizza, vale? E lo la vado a stare. Qui teniamo la 3 pizza, 3 ore, 12 ore e 24 ore. La differenza nella cozione, mira che cozione, non la notiamo, la differenza starà nel gusto, nel paladar. Io lo notarei, perché io se vosotros non lo se, provarlos e mi direis, questa di 24 ore sarà una pizza muy digeribile e muy ligera, come tiene 24 di fermentazione, tendrà un sabor differente, ma questa in una ora già l'avete digerita. Questa la prima sarà un pochito, non passa nada, non vais a morire, però le costerà un pochito, perché mas come tiene poca maturazione, fermentazione di 3 ore rapida, le questa un pochito ma digerire, però non passa nada, sempre una buona pizza. Ora vamo a provare, vediamo la differenza. Mirai che bella pizza, bella bella, buona buona, buonissima. Com'è resta, non com'è porcheria, com'è questa pizza. Mirai questa, questa è ma, lo senti? Io lo noto, questa è ma profumata che questa, che è difficile. Wow, questa tiene ma profumo, buona, sabe massa pizza questa. E l'olore e il gusto in camera non si capta. L'olore io lo noto, da questa si nota un montone. Tu pensa, a 3 ore, a 12 ore già si nota un montone. Vamo a questa di 24 ore. Claro, per sentire l'olore nella massa, mirala, mira che bella. Tenete che cogliere la massa a chi e aprirla, mirarlo, sentire il profumo. Non il tomate, se no scusa il tomate, vuole a tomate. Wow, perfetta, Dio. Vuole a... Uele, avvis presente quando vai in un pueblo, llegais al pueblo alla panaderia, no? È una panaderia, tutto il pueblo tiene una panaderia che è il pan antico, il pan una vez, quando entrai senti quell'olore, è la misma sensazione. Oh che bien, se nota, nel sabor también, 24 ore, vosotros elegís. Todas son buenas, cada uno tiene su toque. Espero que este video vi ha servido de algo. Sabéis que a mí me encanta hablar de pizza, ma pizza, pizza, no de mierda, de pizza. Se acaba el video, gracias a todos para tener la paciencia de seguirme, de escuchar un gilipollas. Mira, el cabrón, mira, el manager, no ha ido a esta, ni a esta, ha ido a la más buena, tonto no es. Bravo manager. Bueno, se acaba el video, seguidme en Twitter, en Instagram, en CatsyCats101. Por la calle no, por la calle no, que spacco tutto. Siempre incazzato. Ciao, alegría.